Firenze riparte ed è pronta ad accogliere a braccia aperte i viaggiatori. Firenze, che è anche la prima città italiana a lanciare una campagna internazionale per sostenere il settore turistico grazie alla sinergia di Regione, Comune, Destination Flores, Convention e Visitor Bureau. Il tutto ancorato ad un disegno più grande, quello di Toscana al Rinascimento senza fine, la campagna di promozione turistica della Regione strutturata insieme a Toscana Promozione Turistica e Fondazione Sistema Toscana. Dunque attenzione alle città d'arte, quelle che hanno risentito più di ogni altro la crisi da coronavirus. Basti pensare che Firenze, così come Roma e Venezia, è una destinazione a forte tasso di internazionalizzazione. Il 73% delle presenze è la componente straniera. È l'occasione per i turisti per vedere le nostre città come non l'hanno mai viste. E quindi se da una parte c'è la fuga dal nervosismo delle città per ripararsi nella campagna, al mare, nei piccoli borghi, allo stesso modo la città d'arte può essere una grandissima occasione di visita in questo momento. E Firenze oggi dà anche un buon esempio, perché insieme alla Toscana fa sinergia e dà un messaggio comune, perché è evidente che la Toscana senza Firenze e Firenze senza la Toscana non possiamo andare. L'idea è quella di un grande lavoro corale fatto con gli operatori, con il Comune di Firenze, che è questa una bella novità, in totale sinergia, in totale collaborazione, a far sì che alla promessa di un payoff davvero bello, Firenze non l'ha mai vista, consegua un'offerta del territorio coerente, che sia in grado di dare ospitalità tangibile ai nostri potenziali visitatori. Dunque c'è ottimismo sulla ripresa del turismo, da una parte per l'accelerazione della campagna vaccinale in Europa e per il pass in arrivo. Ne ha parlato lo stesso sindaco di Firenze, Dario Nardella, chiedendo strumenti chiari, definiti e soprattutto semplici. Pensate che in Europa non abbiamo ancora un unico sistema di certificato per i tamponi. Io non dico dei vaccini, ma almeno intanto sui tamponi. Si può avere un'unica certificazione chiara per tutti? Per consentire alle persone di viaggiare. Dobbiamo aprire al più presto le frontiere anche per il turismo europeo, perché sono ancora chiuse. Firenze, la Toscana vivono di visitatori del nord Europa, è noto. Di questo ho parlato anche con il ministro Di Maio, che mi ha assicurato che il governo lavorerà ad un D-Day, cioè ad una data che sia chiara per tutti per la riapertura delle frontiere turistiche, almeno a livello europeo. In vista poi della riapertura delle frontiere intercontinentali sarà importante organizzarsi bene anche con i vaccini. Il turismo è fondamentale nel concetto di ripresa, di ripartenza, e quindi bene, ne abbiamo parlato con il governo nelle riunioni con la conferenza delle regioni, l'idea di eliminare quello che è sostanzialmente il periodo in cui si deve aspettare. No, in Italia si entra se ci sono le condizioni che il pass può offrire. In Italia si può arrivare senza fare quarantena. Occorre creare tutte le condizioni di rincentivare il turismo, perché ci sentiamo sufficientemente sicuri, come dice il Presidente Draghi. C'è il rischio, ma un rischio calcolato, che stiamo andando attraverso le vaccinazioni, attraverso le stesse condizioni climatiche del bel tempo, verso una stagione in cui si può anche aspettare che la gente venga, veda, viva il suo senso di rinascimento senza fine, che è lo slogan con cui abbiamo animato questa campagna di promozione turistica, e ritrovi la Toscana come una delle realtà più attrattive per quello che è il tour internazionale di coloro che amano l'arte, la cultura e il paesaggio. Entrando nel vivo della campagna di promozione turistica legata a Firenze, il claim dice già tutto: regalati Firenze come non l'hai mai vista. La riscoperta di fatto di una delle città più desiderate al mondo, come rappresentano anche le ricerche online dell'ultimo periodo. La campagna di promozione prevede spot, video con diffusione sui social e in TV e ancora passaggi radiofonici, il tutto sulle corde dell'emozione della scoperta. Sul piatto per adesso 700.000 euro da parte della Regione per una promozione verticale di Firenze, come previsto dal protocollo d'intesa firmato dai due enti e da Toscana Promozione Turistica.
Su Visit Tuscany tutti troveranno l'offerta organizzata con 7 landing page sui temi di viaggio, quindi ascolteranno lo spot alla radio, lo leggeranno su una rivista, su un giornale, lo vedranno nei cartelloni nelle stazioni, andranno su Visit Tuscany e troveranno i 7 temi di viaggio organizzati con una landing page che li accompagna direttamente a prenotare la loro offerta. E la seconda è per le imprese, fornire alle imprese del turismo della Toscana la possibilità di scrivere le loro offerte e quindi di promo commercializzarle già direttamente col prezzo, in due clic vuol dire favorire la loro commercializzazione e accorciare la filiera dell'intermediazione che pesa per oltre il 20% sui conti economici di ogni impresa.